Donciotti, una domanda. Tutte le cose che hanno detto in questo film oggi. Possiamo presentare Luigi un presidio particolarmente attivo? C'è stata una dichiarazione che è stata detta che i mafiosi non uccidono i ragazzini, non uccidono i bambini, quasi come se ci fosse un'etica mafiosa. Non è assolutamente vero, perché hanno sempre ucciso dei ragazzi. Si pensa che quando hanno ucciso Placido Rizzotto, poi hanno ucciso un ragazzino che aveva 13-14 anni, perché era il pastore che aveva visto, aveva buttato il corpo, sono andati a prenderlo tutti male, l'hanno portato in ospedale dove il professor Navarro aveva colpito l'ammazzante. Qui non sappiamo cosa ci sta dietro, certamente se parliamo di mafia, anche di ragazzi, ci sono circa 60 di ragazzi uccisi in questi anni della mafia. Cosa potremmo dire a questi giovani ragazzi che martedì ritorneranno a scuola con uno spirito sicuramente diverso, con uno spirito di paura, dove la scuola è una zona franca, un territorio che dovrebbe zelare tutti? Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare avanti, il mio modo di abbracciare Melissa, che non c'è più, continuare a fare delle cose, impegnarci, trasformare le paure in speranze, i sogni farli un pochettino nostri. Che dobbiamo impostare un po' della nostra vita, Melissa, perché continua a vivere le nostre scelte, i nostri impegni. Donciotti, a chi va la pedata che Dio dovrebbe tirare a tutti noi? A tutti noi, una bella pedata a tutti, perché nessuno si sente mai a posto, mai arrivato. Solo che non ci accontentiamo di quello che stiamo facendo. Io credo che ci voglia uno scatto di maggiore responsabilità da parte di tutti. Ma se manca quel terzo asse, cioè quello romano, basta quello che fanno i territori? Ebbene, noi dobbiamo fare la nostra parte, il coraggio della denuncia, della proposta, una denuncia seria, attenta, però poi siamo chiamati a fare la nostra parte. Il cambiamento non avverrà mai se non cambiamo anche un pochettino noi. È possibile che milioni di italiani non sono capaci di dare un calcio alle mafie, alla corruzione, all'illegalità? È possibile. Allora ci vuole proprio una rivolta delle nostre coscienze. Donciotti, una domanda ancora. Quando parlava il Vescovo, ma anche quando parlavano alcuni politici, tanta gente mormorava. Che segno è? Non lo so. So solo che quest'oggi io provo tanto dolore. Quando ho aperto quei quaderni, visto quei pezzi di carne per terra, la forza di quella violenza criminale fatta per uccidere, e uno non può non provare dolore. E sente il bisogno di fare più silenzio. Ma io direi che adesso... Fare il silenzio. E senti anche la responsabilità delle parole, il dovere di dare un po' di dignità e di speranza alle persone. Sì.